come CUP da qualche tempo stiamo promuovendo una serie di incontri per discutere un po' di quelle che sono le principali lotte e i principali movimenti nel mondo. Abbiamo fatto una serie di assemblee pubbliche e di convegni in cui hanno partecipato compagni di vari paesi. Abbiamo ospitato compagni brasiliani e altre volte anche compagni francesi che ci hanno portato qui la loro esperienza e ci hanno raccontato un po' quello che sta avvenendo nei loro paesi, paesi che certamente stanno conoscendo dei movimenti di lotta molto forti, molto articolati. La Francia, in un certo senso, è diventato una sorta di come dire, di ribollimento di lotte negli ultimi anni. Abbiamo sicuramente guardato con ammirazione gli scioperi che si sono realizzati durante l'approvazione di quello che è stato un po' il Jobs Act in salsa francese, no? La legge che spero di pronunciare bene, la legge Ecomrie. Fatta dal governo Hollande, contro la quale il movimento sindacale è riuscito a scendere in piazza assieme e a, come dire, mettere in campo delle mobilitazioni, degli scioperi di una grandissima rilevanza. Abbiamo assistito sempre con ammirazione anche alle lotte messe in campo da questo nuovo movimento che un po' ha stupito tutti, che erano i Gilets Jaunes, che per vari mesi hanno messo a ferro e fuoco il paese contro, partendo da quella che era la legge sull'aumento delle accise per i carburanti. Arrivando a porre poi una serie di rivendicazioni di carattere sociale, ponendo come uno dei punti centrali la necessità della redistribuzione della ricchezza in favore delle classi più deboli. E oggi siamo qui con due compagni di Solidaire per discutere nuovamente, per riportare all'attenzione quello che sta avvenendo negli ultimi mesi in Francia. Come sappiamo tutti, il governo Macron ha avviato una riforma del sistema pensionistico in quel paese e il movimento sindacale ha saputo farsi trovare compatto, unito e ha saputo mettere in estrema difficoltà il governo con una forza che quasi come dire inesperata, con una capacità di lotta e di continuità della lotta che diciamo almeno dalle nostre parti negli ultimi anni ce la sogniamo. Quindi la costruzione di un movimento di lotta molto forte in questo paese che ha suscitato, no, tantissima speranza anche da parte dei lavoratori italiani, ma comunque anche una serie di domande, una serie di questioni sulle quali che vorremmo approfondire, che vorremmo andare a comprendere meglio, anche perché chiaramente abbiamo visto queste manifestazioni oceaniche. Queste manifestazioni oceaniche con tutte quelle principali organizzazioni sindacali di lotta del paese, però d'altro canto avevamo i principali commentatori, come dire, mainstream del nostro paese, per non chiamarli chiaramente schierati dalla parte del liberismo, che però ci dicevano alla televisione: guardate che però in Francia stanno facendo una riforma corporativa, no? Cioè, qualcuno ha tentato di vendere l'operazione, la riforma delle pensioni di Macron come come dire, un'operazione per andare a quasi un'operazione egualitaria che andasse a portare condizioni uguali per tutti e hanno ripreso anche con molta forza una delle tematiche lanciate dal primo ministro francese Edouard Philippe, che per esempio la categoria più avvantaggiata da questa riforma sarebbero state le donne, per esempio. Ecco, chiaramente il movimento sindacale di lotta in Francia si è opposto con forza a queste menzogne e quindi ritenevamo fondamentale portare qua dei compagni che stanno vivendo
quell'ondata di lotta, ma non solo, la stanno organizzando, sono in prima persona nell'organizzazione di quella lotta, anche perché questi compagni sono di Sudrail, cioè del settore dei trasporti, del trasporto ferroviario, che è una delle organizzazioni che in primo luogo ha lanciato questo sciopero reconduttibile, che un po', diciamo, grossolanamente potremmo tradurre come sciopero rinnovabile, cioè una sorta di sciopero a oltranza che continua dal 5 dicembre, quando c'è stata la prima giornata di lotta, e va avanti sino ad oggi. Ed anche questo tema è un tema molto rilevante, dato che un po' l'esperienza della tradizione del movimento sindacale italiano è quella di guardare con un po' di sospetto gli scioperi a oltranza, preferendo altre forme articolate di sciopero. Quindi anche capire come i compagni francesi, perché i compagni francesi hanno deciso di utilizzare questa forma di lotta, capire come sono riusciti ad organizzarla e come la stanno portando avanti, e se questa lotta ha, come dire, delle prospettive future, continuerà, con quale forza continuerà, quali soggetti è riuscita ad aggregare unitariamente rispetto a quelli che originariamente l'hanno lanciata, perché anche, e questo è un fatto sicuramente molto rilevante e a noi quasi sconosciuto, come sono riusciti ad ottenere il consenso della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica. Cioè, in Italia, quando si sente che i mezzi pubblici si fermano, è normale ottenere, come dire, una reazione quasi indignata dei cittadini, che non capiscono che i lavoratori stanno scioperando proprio per ottenere servizi migliori per loro. Invece in Francia c'è l'opinione pubblica che compatta, che maggioritariamente si sta schierando dalla parte degli scioperanti. E questa situazione, poi loro entreranno chiaramente meglio nel dettaglio, e questa situazione sta mettendo in estrema difficoltà il governo, un governo che ormai è praticamente quasi da solo, cioè perfino la Confindustria francese sembra aver fatto un passo indietro sulla riforma delle pensioni. Quindi un movimento di lotta estremamente importante e estremamente interessante, che dobbiamo cercare di capire in maniera più precisa, più approfondita. La loro presenza qua è proprio per cercare di entrare proprio in questi aspetti, spiegarci quelle questioni che a noi potrebbero sembrare contraddittorie, come invece loro sono riuscite a dare a costruire questa piattaforma di lotta, che è una piattaforma che chiaramente dalla contrarietà, dalla cancellazione dell'idea di questa riforma delle pensioni, si sta evolvendo nel chiedere le dimissioni del governo. E in quale prospettiva ha? Una prospettiva antisistema? Si è arrivati a un punto tale in cui le masse e la cittadinanza pone, delle critiche di classe antisistema, anticapitalistiche? Quindi queste sono tutte domande alle quali loro oggi cercheranno di darci una risposta, e soprattutto mi hanno chiesto i compagni di dirvi che chiaramente loro non vogliono fare dei monologhi, ma proprio vorrebbero un dibattito, un'interlocuzione con il pubblico qui presente oggi, proprio perché le domande sono tante, le questioni interessanti sono tanti, quindi i loro interventi non saranno lunghissimi, proprio per cercare di dare spazio poi a noi di poter intervenire e di poter chiedere e di fare le nostre eventuali riflessioni. Abbiamo qui con noi Emmanuel Bigot e Julien Trocaz. Come ho già detto prima, fanno parte di Sudrail. Emmanuel viene da Parigi e Julien viene da Chambéry. E niente, io adesso lascio la parola a Emmanuel, che farà una prima introduzione, e poi dopo interverrà Julien, e poi apriremo il dibattito e chiunque vorrà potrà intervenire. Io intanto vi ringrazio e do la parola a Emmanuel. Siamo una federazione di ferrovieri. La federazione Sudrail è una delle organizzazioni dell'Unione Sindacale Solidaire, organizzazione sindacale interprofessionale con un po' più di 100.000 iscritti in Francia. Solidaire raccoglie sindacati e federazioni della funzione pubblica, delle aziende pubbliche e delle aziende private. Siamo anche organizzati a livello interprofessionale nelle città e province.
Prima di tutto vogliamo esprimere le nostre condoglianze dopo l'incidente di Lodi dove sono morti due macchinisti. La motrice del treno ed era avviata dalla linea di alta velocità. A nome dei ferrovieri francesi esprimo la nostra vicinanza alle famiglie e amici dei macchinisti morti e ai 31 viaggiatori feriti. Sulle pensioni, senza originalità in rapporto agli altri governi europei e ai precedenti governi francesi, il governo ha annunciato all'inizio 19 un nuovo attacco contro le pensioni. In Francia i lavoratori possono andare in pensione a 62 anni, ma con una pensione molto ridotta. La volontà del governo era di fare votare all'ultimo trimestre 19 una nuova legge con più anni di contributo e pensioni ridotte, ma abbiamo organizzato 3 mesi di mobilitazione contro il governo Macron e qualche settimana di sciopero. Adesso la legge è davanti al Parlamento. Il governo ha richiesto un rapporto sulle pensioni e ha presentato un disegno di legge sulle pensioni con un sistema di punti. Se all'inizio c'era la volontà di un sistema universale, adesso ci sono molte eccezioni. In settembre i sindacati della RATP, la RATP è metropolitana, tram e bus di Parigi, ci sono 40.000 dipendenti, hanno fatto un sciopero di una giornata al 90% e hanno lanciato un appello a scioperare dopo il 5 dicembre senza limitato. Con il sindacato Solidaire RATP, Sudrai ha raggiunto l'appello a questo sciopero illimitato con un voto unanimo dei sindacati durante il congresso della federazione che era in settembre. Con l'affermazione che non volevamo unirci in qualcuna giornata di sciopero isolata prima il 5 dicembre. Noi delle ferrovie abbiamo fatto moltissimi giorni di sciopero di 24 ore e sappiamo che non può vincere contro un governo Thatcher con sciopero di 24 ore. Da questo momento la federazione Sudrai ha fatto tutto per organizzarsi per questo sciopero illimitato e forse vincere. In 18 abbiamo già fatto 38 giornate di sciopero in 3 mesi, ma 2 giornate di sciopero dopo altri giorni di lavoro. In 18 abbiamo perso la lotta sull'organizzazione del sistema ferroviario. Durante ottobre e novembre i militanti del sindacato sono andati all'incontro dei dipendenti quando era possibile sui luoghi di lavoro per dare tutte informazioni su questo progetto di regressione sociale e presentare le nostre proposte per le pensioni. Abbiamo organizzato i nostri iscritti informazioni sindacali sulle pensioni così tutti capiano le conseguenze di questa legge. Abbiamo scritto volantini, stampato manifesti. Giorno dopo giorno, per tutti i ferrovieri e quelli della metropolitana di Parigi, l'unico argomento di discutere diventa le pensioni. Questa situazione obbliga gli altri sindacati della SNCF a raggiungere l'appello per il 5 dicembre. La CGT e l'UNSA fanno un preavviso di sciopero con Sudrai. La CGT scrive il suo proprio appello a scioperare per un sistema di pensione a punti, ma soltanto per i nuovi dipendenti. Il mio sindacato di Parigi Est ha per esempio dato 40.000 volantini davanti alle stazioni e ai lavoratori pendolari prima il 5 dicembre per chiamare tutti a scioperare e dare informazioni sulle pensioni. Solidaire ha anche prodotto materiale sindacale e abbiamo realizzato dei manifesti sulle facciate degli edifici di Parigi e dei sobborghi. Dalla mia casa alla mia stazione erano manifesti tutti i 100 metri, ma non sufficiente e i lavoratori devono sempre organizzarsi per fino a scioperare.
Bonjour. Alors moi je suis désolé, je suis le camarade qui est le plus proche de chez vous, mais je ne parle pas italien. Alors bonjour, mi dispiace molto, sono un compagno vicino a voi, però purtroppo non parlo l'italien. Bon. Un petit peu quand même. Donc tout d'abord, merci de nous inviter. Merci de l'accueil qu'on a eu depuis hier soir. Et on est content de partager cette première rencontre internationale avec les camarades italiens et les camarades de la Coupe. Ah, grazie a voi per l'accoglienza già da ieri sera e siamo qui per condividere con voi quelle che sono state le nostre battaglie. Je vais faire ma présentation en quatre grands thèmes pour expliquer la situation depuis le 5 décembre, que Emmanuel a expliqué l'origine, jusqu'à la situation d'aujourd'hui et les perspectives. Farò la presentazione da quello che è stato il 5 dicembre, quello che diceva prima Emanuela, fino ad oggi. Tout d'abord, on connaît, parce que le conflit n'est pas fini en France, un mouvement social historique inédit, on l'appelle même la grève du siècle. Alors, il conflitto non è finito, il conflitto è ancora in corso e lo chiamiamo quello che è lo sciopero del secolo per la sua imponenza. Pourquoi on dit ça? Comme ça a été dit, donc depuis le 5 décembre, où on insiste quand même sur la naissance, Emmanuel l'a dit, sur cette date du 5 décembre a été décidée par la base, par des salariés, la RATP dans un premier temps, et après plusieurs secteurs, plusieurs syndicats, mais pas une date décidée par les confédérations ou les organisations ou les dirigeants, on va dire, nationaux. Alors, le point intéressant est que dopo il 5 dicembre, quello che è nato dal 5 dicembre in poi è stato deciso dalla base, dai lavoratori salariati e da diversi settori del sindacato, quindi non è stata una cosa decisa dall'alto, ma dalla base. Donc dès le 5 décembre, on a eu quelques secteurs, des secteurs qu'on dit bloquants, qui ont démarré un mouvement reconductible. Et quand on dit reconductible, ça veut dire des assemblées générales, des salariés qui se réunissent tous les jours pour décider de leur grève, pour décider des actions, pour décider ou non s'ils continuent ou pas la grève. Donc on a eu des secteurs, la RATP, la SNCF, et dans la culture, qui est un secteur moins bloquant, mais qui est un secteur, par exemple, l'Opéra de Paris ou la Bibliothèque nationale de France. Allora, quello che è stato fatto è praticamente ogni giorno convocare delle assemblee generali nelle quali partecipavano per esempio la RATP, la SNCF, ma anche i lavoratori della cultura, per esempio l'Opéra di Parigi. E ensuite, on a eu très rapidement des appels interprofessionnels, des journées de grève massives et des manifestations interprofessionnelles. Donc, des centaines de villes en France, le record, ça a été à un moment donné 350 manifestations le même jour dans toute la France. Ci sono stati appelli interprofessionali che sono praticamente stati fatti in oltre 100 città della Francia e ci sono state oltre 300 manifestazioni per esempio anche nello stesso giorno talvolta in Francia. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une période où il y avait dans tous les secteurs privés, publics, la grève, pas la grève reconductible, mais pendant une fois par semaine, par exemple, la grève, et dans tous les départements, sur l'ensemble du territoire de la France, des salariés, des retraités, la jeunesse, des chômeurs, qui manifestaient, qui s'appropriaient la rue. Ci sono stati per settimane, per mesi, degli scioperi che hanno praticamente coinvolto sia il settore pubblico che il settore privato. E praticamente sia dagli studenti che in tutte le categorie sono scesi in strada per manifestare ogni giorno. On dit aussi, donc on a vécu mais on vit encore, un mouvement inédit, extraordinaire, et je vais vous citer quelques exemples qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une vraie colère et détermination sociale. È un movimento inedito, un movimento speciale, e adesso ci spiegherà perché, che cosa unisce queste persone, la rabbia che unisce queste persone che le spinge a manifestare. Tout d'abord, le gouvernement avait prévu de mettre sur la table son projet de retraite après les élections municipales en France qui vont avoir lieu
à la fin du mois de mars. Allora, inizialmente il governo francese aveva messo sul tavolo il suo progetto e poi c'era stata questa elezione municipale. E on l'a obligé dès le 5 décembre avec le rapport force et le blocage des transports et de l'économie aussi à mettre sur la table plus rapidement son projet et à sortir du bois. Être plus transparent. Le gouvernement a été obligé par rapport à la pression de la rue de sortir son projet de loi avant et de ne pas attendre quelques mois, ce qui aurait fait baisser la pression. E praticamente grazie a questo movimento, grazie a questa partecipazione popolare estesa, il governo è stato costretto a bloccare, a rivedere i suoi piani. On a eu quand même dans les journées de grève interprofessionnelle, on est au nombre de 10, on a fait depuis le 5 décembre, la dernière a été jeudi, on a fait 10 grosses journées de grève interprofessionnelle et des manifestations. E praticamente dal 5 dicembre fino all'ultimo sciopero che è stato giovedì scorso, praticamente ci sono state 10 giornate di grandi scioperi intercategoriali interprofessionnali. E a chaque fois, on a des secteurs, des catégories professionnelles qui sont rentrés dans la lutte. Par exemple, on a un exemple qui se passe, c'est les avocats en France, qui depuis le mois de janvier sont en grève reconductible, et c'est un secteur qui se mobilise pas souvent, on va dire. Et ci sono anche dei settori molto interessanti che di solito non si mobilitano per queste azioni. Lui fa l'esempio del settore degli avvocati, per esempio della giurisprudenza, che anche loro si sono uniti alla lotta. Quindi ci sono diverse categorie che hanno solidarizzato con il movimento e che sono entrati in sciopero e a manifestare. Le secteur aussi de l'éducation nationale a été très forte est mobilisé et très fortement mobilisé durant ce conflit depuis décembre. Ovviamente anche il settore dell'istruzione è fortemente mobilizzato. On a aussi des actions et des initiatives qui ont été prises de partout et à la base dans de nombreuses villes. Par exemple, on a des retraites au flambeau avec des torches. On a défilé dans des centaines de villes en France avec des torches la nuit et c'est quelque chose d'inédit aussi qui a, on disait, réchauffé le cœur des grévistes. Ci sono state anche delle iniziative molto particolari in centinaia di città francesi, per esempio delle fiaccolate molto interessanti che hanno scaldato il cuore dei manifestanti ma anche dei cittadini. Donc on a eu plein d'initiatives qui ont été prises à la base dans des comités d'action dans des villes ou dans des unités syndicales pour faire vivre ce mouvement. Praticamente sia dai sindacati ma anche da dei movimenti cittadini spontanei che sono nati all'interno delle città, ecco, è stato possibile condurre questa lotta e questa battaglia. On a aussi ce qu'on appelle l'opinion publique, les fameux sondages que les médias ou que les sondages des sondeurs là ne sont jamais arrivés à détourner cette opinion publique. Ça veut dire que l'opinion publique en France a toujours été majoritaire contre cette réforme proposée par la mise en place du système par points par le gouvernement. Et tous les sondages disent que, encore aujourd'hui, l'opinion publique est contraire à quella che è stata la proposta del governo di questo cambiamento della pensione a punti. Et on a aussi, même si nous, dans le secteur du rail, on ne le souhaitait pas, parce qu'on voulait, et on y reviendra après, que plein d'autres secteurs viennent à la grève, on a eu un soutien financier, ça veut dire beaucoup de citoyens et de citoyennes qui ont donné des chèques, qui ont fait des dons pour nous aider financièrement, parce qu'on a des collègues de la SNCF, enfin des cheminettes ou des cheminots, ou des collègues de la RATP qui ont des fiches de paye à 0 €. Praticamente c'è stata grandissima solidarietà anche da parte dei cittadini, perché per esempio le compagne e i compagni che lavorano nelle ferrovie talvolta per questi scioperi addirittura guadagnavano 0 e c'è stata una vera e propria raccolta di fondi anche da parte dei cittadini per aiutare i compagni che in questa fase praticamente per lo sciopero, per via delle manifestazioni, non avevano stipendio. Par contre, on insiste su questo aspetto, on est assez réticents ou nous on ne souhaite pas tomber dans la grève de la procuration, ça veut dire les cheminots font grève et on leur paye le grève. Nous on veut que tous les secteurs fassent grève en même temps pour bloquer totalement le pays.
Non vogliamo che semplicemente i lavoratori delle ferrovie o dei mezzi di trasporto facciano sciopero. Noi vorremmo che tutte le categorie facessero sciopero per un blocco che sia nazionale, di portata nazionale. On a aussi, pendant ce conflit, le mouvement féministe qui a pris de l'ampleur, puisque le gouvernement, dans ses mensonges, disait que les grandes gagnantes de cette réforme étaient les femmes, ce qui est faux. Et donc, il y a eu le mouvement féministe en France qui a pris de l'ampleur durant ces derniers jours, ces dernières semaines. È interessante perché il governo, per far passare questa proposta di legge, sosteneva che la riforma pensionistica andava in favore delle donne. Però c'è stata praticamente una grandissima mobilitazione del movimento femminista che ha praticamente smentito che la modifica delle pensioni andasse a favore delle donne, e quindi anche il movimento femminista in qualche modo si è posto in conformità e in appoggio a queste manifestazioni. E durante questa période, on a évité plusieurs pièges grâce à la solidarité de la classe ouvrière par rapport à, par exemple, la division sectorielle. Ça veut dire que le gouvernement, il a voulu diviser les secteurs, donner des reculs, des acquis aux cheminots ou à d'autres secteurs. Et on a évité ces pièges, ça veut dire qu'on a continué la grève, parce que quand même, on s'est battu pour transformer, enfin une volonté de transformer la société. Il governo ha tentato di dividere in questa fase la classe operaia e i lavoratori, ovviamente proponendo ad alcune categorie qualcosa in più, però hanno fatto quadrato tra loro per evitare di dividersi e per evitare che si rompesse quest'unità in questa fase. On a évité aussi un piège ou une pression médiatique, ça a été la fameuse trêve de Noël pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Le gouvernement voulait qu'on arrête la grève pour permettre aux familles de passer les fêtes de fin d'année ensemble. Et il y a eu une pression médiatique importante, mais on a continué la grève. Addirittura il governo sotto le vacanze di Natale ha tentato addirittura un'iniziativa mediatica per far chiudere o quantomeno per far fermare gli scioperi e le manifestazioni per dare la possibilità alle famiglie di festeggiare liberamente e comodamente le loro vacanze di Natale. Quindi c'è stata a livello mediatico un altro tentativo, ma anche questa volta fallito da parte del governo perché gli scioperi e le manifestazioni sono andate avanti. Par contre, si aujourd'hui nous n'avons encore pas gagné, si nous n'avons pas fait céder le gouvernement, c'est qu'on n'est pas arrivé à généraliser la grève, à imposer la grève générale tous les jours dans tout le pays depuis le mois de janvier. Donc on a eu un problème, mais on reparlera dans les perspectives. Nous ne sommes pas arrivés à généraliser la grève dans tous les secteurs ces derniers jours. Et pratiquement. Quello che ancora non è stato fatto, ma che in prospettiva andrebbe fatto, è proprio tentare che lo sciopero venga generalizzato, cioè che venga fatto uno sciopero generale. Une des forces de ce mouvement, c'est l'unité syndicale, c'est l'intersyndicale qui est majoritaire. Il y a environ 8 organisations syndicales et de la jeunesse qui sont unitaires depuis le début, depuis le 5 décembre. Ok, ci sono 8 organizzazioni giovanili sindacali che sono insieme dal 5 dicembre, cioè dall'inizio della battaglia. Ça représente 56% des travailleuses et travailleurs en France. Rappresentano il 56% di lavoratrici e lavoratori in Francia. Et la revendication, elle est la même depuis le début, c'est le retrait de ce projet de loi. Aucune négociation possible. E quello che è l'obiettivo di queste organizzazioni è fin dall'inizio lo stesso, e cioè che il governo ritiri questa proposta di legge senza alcuna possibilità di mediazione. E ça c'est également historique. E questa è una grande cosa storica. En face de nous, on a une classe politique, on a un gouvernement qu'on appelle la Macronie, qui est très intolérant, qui nous prend de haut, qui nous prend pour des élèves. Abbiamo un governo che praticamente ci tratta come degli studenti e che praticamente ci tratta in maniera superficiale. Mais très rapidement, on a compris, enfin les salariés, les citoyens ont compris
que le seul objectif de cette réforme, c'était de donner encore plus d'argent. Alors nous, on dit aux amis de Macron, ça veut dire aux libéraux, aux appétits financiers. Ma poi, finalmente, la classe operaia, i cittadini hanno compreso che questa riforma era una riforma che puntava semplicemente a dare più soldi agli amici di Macron e quindi al libero mercato. Il n'y avait rien d'universel, de justice sociale dans leur projet de loi. Non c'era nulla di universale o di giustizia sociale all'interno di quel progetto di legge. Par exemple, on a vu les relations très proches entre des membres du gouvernement et des fonds de pension comme BlackRock. Per esempio, abbiamo visto anche che c'erano delle relazioni tra questo progetto di legge e alcuni fonds de pension. Et on a vraiment un gouvernement qui, on dit, qui est en grande difficulté et qui n'arrive pas à expliquer la réforme aussi bien sur les plateaux télé, comme on le disait, des fois nous les syndicalistes, on est beaucoup passés à la télé. Anche i sindacati sono riusciti a passare in televisione e lo stesso governo è stato incapace talvolta di spiegare bene questa riforma, come invece sono stati capaci di spiegarlo i sindacalisti in televisione. On connaissait mieux le projet de loi ou les textes que des députés ou même des ministres. Conoscevamo meglio noi i sindacalisti quello che era il loro progetto di legge che non gli stessi lavoratori del ministero o deputati addirittura di Francia che talvolta dovevano presentare in televisione il testo. Deux exemples qui montrent cet amateurisme qui sont pas bons. Deux exemples. Ah, due esempi per esempio di questa cosa. Par exemple, Macron a promis un simulateur pour montrer que les Français et Françaises étaient gagnants avec cette réforme. Et par exemple, Macron a prodotto un simulatore per dimostrare che questo progetto di legge sarebbe stato vantaggioso per i francesi. Le simulateur n'est toujours pas sorti, il sortira six mois après que la loi soit votée. E praticamente però in realtà questo simulatore non è ancora mai entrato in funzione e in teoria dovrebbe entrare in funzione sei mesi dopo che la legge verrà votata in Parlamento. Sur la deuxième exemple, c'est sur la valeur du point. Le fameux point, le système par point, ils veulent se servir d'un indice, un indice qui n'existe pas. Questo fantomatico sistema di pensione a punti vorrebbe servirsi di indici che nella realtà non esistono. E per finire, c'è un esempio, la ministra che era chargée di questo dossier, che presentava questo dossier di retraite, viene di quitter il gouvernement per se presentare alla ville di Paris. E praticamente altra cosa che una ministra che presentava, che era in qualche modo portava avanti questa riforma, nella realtà ha lasciato il governo, ha abbandonato il governo per presentarsi a quelle che sono le elezioni di Parigi. Donc on a vraiment une classe politique, un pouvoir qui est très affaibli, qui est très fragile, encore maintenant en France. E quindi questo denota quanto la classe politica francese sia fragile in questo momento. Et enfin, comme ils sont fragiles, ils utilisent quelque chose de grave, mais qui n'est pas surprenant, c'est la violence policière. Et quindi questa fragilità poi si traduce nella violenza policiale, di polizia. Nous l'avons connu pendant, et on l'a évoqué dans l'introduction, le conflit des Gilets jaunes, où la violence policière a été catastrophique, honteuse. Abbiamo già avuto modo di testare la violenza poliziale di polizia nel momento in cui c'erano state le proteste dei gilet gialli. Mais par exemple, pendant ce conflit, on a eu aussi de la violence policière très forte. Dernièrement, la jeunesse a commencé à venir dans le conflit. E ultimamente, nonostante comunque quella che è questa impostazione violenta della polizia, i giovani, quindi la gioventù, ha comunque continuato a scendere in strada e lottare. E per arrêter la jeunesse, per leur faire peur, par exemple, on a la police qui allait dans les lycées e on a des lycéens, des jeunes de 15 ans, qui ont fait 30 heures de garde à vue. Incredibile però che la polizia tenta di entrare proprio nei licei per spaventare
gli studenti, questi giovani che partecipano e solidarizzano con i manifestanti, e talvolta ci sono stati casi in cui dei ragazzi, dei liceali, sono stati proprio chiusi dalla polizia per delle ore. Parce qu'ils avaient mis le feu à une poubelle, où en même temps en France, on avait l'affaire avec Carlos Ghosn qui voulait aller au Prud'homme pour gagner de l'argent. Per esempio, anche semplicemente per, con l'accusa di aver messo fuoco a dei bidoni dell'immondizia, di spazzatura. Voilà un petit peu un résumé très rapide, mais on verra avec les questions pour approfondir la situation. Ho fatto questa sintesi molto rapida per dare la possibilità a voi di poter porre delle domande e quindi di aprire un dibattito. Maintenant, ce que je peux dire, c'est où nous en sommes aujourd'hui, au moment où on est ensemble. Posso dire che quello che al punto in cui siamo oggi. La grève reconductible ou le blocage des transports est terminé depuis la fin janvier quand même en France. Questo sciopero a oltranza è continuato fino alla fine di gennaio. Cependant, il y a toujours de la colère et de la détermination pour combattre ce projet de loi. Oggi c'è ancora rabbia e determinazione per combattere questo progetto di legge. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une prise de conscience globale, importante en France, des injustices et de la misère d'aujourd'hui. Però quello che posso dire è che c'è una grande presa di coscienza da parte dei francesi di quella che è la miseria sociale e la povertà di questo momento storico. Il y a un refus global de l'avenir qu'on nous prépare, et par exemple, dans les manifestations, il y en a, on veut pas mourir au travail. C'est un slogan qui faut, on veut pas mourir au travail. C'è un rifiuto totale di quella che è la realtà che viene palesata dai poteri forti, e nelle manifestazioni c'è proprio la volontà di andare contro questa prospettiva. Ce qu'on peut dire, il y a le retour de la lutte des classes en France. La lutte des classes n'est pas un gros mot en France, ou une autre répartition des richesses. C'est quelque chose qui est ancré de plus en plus au plus près dans les entreprises, dans les villes, avec des collectifs. C'è un ritorno anche di quell'idea di lotta di classe, che è una parola che era entrata probabilmente in disuso, ma che oggi ritorna all'interno anche di fabbriche, all'interno anche di aziende. Donc maintenant, on est dans ce qu'on appelle un passage où on reprend son souffle, on reprend des forces, puisque nous, dans notre secteur, par exemple, il y a des salariés qui n'ont pas eu de salaire, donc qui doivent reprendre un peu d'argent pour payer les impôts, payer le loyer. Ci sono ancora oggi, anche in seguito a quelle che sono state gli scioperi e le manifestazioni, delle persone, dei operai, dei compagni che non riescono ad arrivare alla fine del mese, che devono, per esempio, pagare gli affitti, non riescono ad arrivare alla fine del mese. Mais par contre, la loi doit être votée d'ici la fin du mois de juin. Et la legge dovrà essere votata da qui alla fine di giugno. Et on a l'ambition de relancer une seconde mobilisation ou un second départ comme le 5 décembre. Et abbiamo intenzione di creare una seconda grande mobilitazione. Par contre, cette fois-ci, et nous, au moins dans notre union syndicale solidaire, on insiste. On travaille pour que cette fois-ci tous les secteurs partent ensemble et qu'on soit encore plus fort que le 5 décembre. E questa volta ci stiamo organizzando insieme alle organizzazioni affinché questa grande mobilitazione sia più forte ancora di quella del 5 dicembre e che possa coinvolgere tutte le categorie, tutti i lavoratori. È tutto.